Bene, siamo tornati a un altro incontro, ce lo stiamo prendendo tranquillo quest'anno, perché il Vangelo di San Giovanni, ci accorgeremo, insomma, è bello, denso, profondo, per cui, come accennavo la volta scorsa, se anziché durare un anno ne dura due, fa niente, perché è tempo ben speso. Allora, la volta scorsa ci siamo fermati al terzo capitolo, abbiamo visto il colloquio con Nicodemo e l'ultima testimonianza del Battista. Oggi cominciamo un'altra sezione molto densa, sempre della prima parte, mi ricordo sempre, stiamo nella prima parte del primo libro, cioè i sette segni, le nozze di Cana, abbiamo visto, e oggi abbiamo colloquio con la Samaritana, vedremo se riusciamo a fare la guarigione del figlio del funzionario e la guarigione dell'infermo alla piscina di Bezzetà, quindi il secondo e il terzo segno, il primo grande discorso di Gesù. E poi fino al capitolo 6 ci stanno altri due segni, la moltiplicazione dei panni di Gesù che cammina sulle acque, quindi sono, diciamo, sezioni abbastanza dense. Quindi cominciamo dal capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni, che è appunto il colloquio con la Samaritana. Lo andiamo subito a vedere perché è un capitolo molto ampio. Il capitolo 4 comincia con il lungo colloquio con la Samaritana e termina con la guarigione del figlio del funzionario, che è appunto il segno numero 2. La andiamo rapidamente a trovare e a aprire. Allora, spero che si veda bene. Si vede bene dietro? Succede magari? Che è? Con la luce, non fa niente. Sì, come preferite, si può spegnere anche al buio? Così? Meglio così? Ok, fantastico. Allora, qui dovrebbe vedersi abbastanza grande, lo leggiamo insieme. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea, doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua ha di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna:
So che deve venire il Messia, chiamato il Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Questo è il colloquio con la samaritana. Poi la seconda parte del 4° capitolo, che leggiamo dopo il commento di questo, è il secondo segno. Allora, questo brano, quest'anno, voi sapete che l'episodio di Gesù con la samaritana è uno dei brani che la Chiesa legge nel tempo di Quaresima, in uno degli anni liturgici, precisamente nell'anno liturgico A. Quindi quest'anno credo che sia, dovrebbe essere la terza domenica di Quaresima, perché la prima domenica di Quaresima ogni anno ci sono le tentazioni, la seconda domenica la trasfigurazione e poi dalla terza in poi ci sono una serie di Vangeli mirati. Nell'anno A vengono letti alcuni grandi discorsi o segni proprio tratti dal Vangelo di San Giovanni, cioè la Samaritana, il cieco nato, Vangeli molto lunghi, adesso durante il lungo la domenica quando c'è questo Vangelo le persone si stancano un po' e poi è molto difficile darne una spiegazione adeguata durante un'omelia, perché su sto Vangelo ci potremmo stare 2 ore, ci stiamo 2 ore, stare un pochino di più con un'omelia, ma perché è molto ampio, molto articolato. Allora, bisogna notare subito alcune cose, no? Bisogna un pochino prenderlo sotto punti di vista. Anzitutto lo stile di Gesù, il contesto, prima ancora il contesto. Allora, Gesù sta parlando con una donna, avete visto i discepoli, dice, si meravigliarono che stesse parlando con una donna. E una donna samaritana. San Giovanni nota, lo vedete qui. Come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Chi erano i samaritani? Anche dopo il discorso, avete visto che fa, dice: voi giudei dite che dobbiamo adorare Dio, che Dio bisogna adorarlo al Tempio di Gerusalemme, noi invece diciamo che bisogna adorarlo sul Monte Gerizim. I samaritani erano, per farvi capire un pochino, un po' come sono oggi gli ortodossi nei confronti dei cattolici, o se vogliamo i fratelli protestanti, le comunità luterane, si erano separati, d'accordo, hanno fatto uno scisma dal popolo di Israele e si erano messi in testa che siccome queste zone erano state santificate da Giacobbe, che era il nonno di Abramo, quindi loro avevano la vera fede e quindi Dio bisognava adorarlo lì dove stava il quartier generale di Giacobbe e non dove dicevano i giudei, cioè Gerusalemme, che il tempio l'aveva costruito Salomone, che è molto più lontano di Giacobbe, eccetera eccetera. E quindi erano scismatici e c'erano anche delle dottrine un po' ereticali, quindi a quei tempi ancora non c'era il dialogo ecumenico post concilio Vaticano II, è passata la battuta, quindi quando si stavano, quindi si guardavano proprio, cioè con un eretico non c'è ma proprio parlare. Quindi capite, qua già Gesù fa 2 gesti, come dire, tra virgolette, in senso santo, trasgressivi: parla con un eretico e in più una donna. Ma poi è sorprendente il modo
Capite? Questo è veramente un Vangelo, è proprio una scuola di vita, no? Perché lui si presenta, la prima cosa che dice a questa donna è: dammi da bere. Quindi, per intessere un dialogo con lei, addirittura gli chiede una gentilezza, quindi si mette nella condizione di chi ha bisogno addirittura del suo aiuto. Poi avete visto, Chiara, questa qui, oltre che essere una donna, oltre che essere una samaritana, aveva dei problemi abbastanza grandi, no? Si capisce poi. Era la divorziata pluridisposata, che era semplicemente divorziata risposata, era pluririsposata, no? Ma guarda, bisogna vedere la delicatezza con cui Gesù entra in dialogo, no? Prima gli dice: dammi da bere, perché dopo lui la vuole portare, piano piano ce la porta, senza fargliene accorgere, a dire: guarda che io ti ho chiesto un po' d'acqua per il corpo, ma quello che io porto, l'acqua che io vi darò, Sant'Agostino fa un commento bellissimo, no? Quindi, la grazia, lo Spirito Santo, la vita divina, è molto di più dell'acqua del corpo, anche se quella viene significata, no? Ma ce lo porta, vedete, è proprio attraverso un dialogo, e questa manco se ne accorge. Per fargli prendere atto che è un'adultera, non gli dice: brutta disgraziata, brutta peccatrice, se non la pianti vai all'inferno, cosa che è vero, perché se fai 5 adulterie, c'hai 5 mariti, che vai in paradiso, insomma, no? Ma delicatamente gli dice: vai a chiamare tuo, sei così, no? Cioè, vai a chiamare tuo marito. E questa dice: mio marito, ma veramente non ho marito. E comincia, dice: brava, vatti, ce ne avuti 5, quello attuale non è quello buono, no? E lei da lì dice: e questo, a questo chi l'ha detto che ha avuto 5 mariti? Cioè, chi è questo qui? Cioè, mai visto e conosciuto? Come passa questa la mia storia? Quindi è qualcuno di significato. E quindi, vedete, gli fa fare proprio un cammino. Ecco perché è un Vangelo importantissimo, e anche, vedete, è un approccio di Gesù che è importante anche per noi, anche verso quelli che sono lontani. Questo è un aspetto molto importante di questo Vangelo. Quando una persona non va mai in chiesa, bestemmia, che ne so, fa questo, fa quell'altro, e ecco anche un pochino lo stile che la Chiesa si è dato oggi, no? Allora, tu c'hai due possibilità: o gli dici brutto disgraziato, peccatore, delinquente, vai all'inferno, tutte tante cose vere, quindi lo metti, diciamo, violentemente in condizione, diciamo, difficile, lo aggredisci un po', no? Questa cosa, con certe sensibilità, a volte incazzotto dentro uno stomaco a qualcuno, dico pure bene, se questo accetta di prenderselo, ma nella maggior parte dei casi suscita il finimondo, d'accordo? Anche se poi, quindi c'è un altro modus, quindi, che è il modo di entrarci in dialogo, quindi di intessere un rapporto, e poi delicatamente, alla luce di quel rapporto intessuto, portarlo, provare a portarlo dove tu vuoi, che chiaramente Gesù era bravissimo a fare questo, e questo è un Vangelo dove lo dimostra, no? Bisogna prenderne esempio, ecco, perché se uno c'ha il marito che non va mai in chiesa, non è che se tu tutte quante le domeniche gli tiri il collo, gli dici vieni in chiesa, vieni in chiesa, vieni in chiesa, quello poi ci viene, quello, l'unica cosa che farà è che magari oltre che non viene in chiesa, ti vanno pure a quel paese, così anziché uno dei peccati mortali ne ha fatti due, d'accordo? Quindi è uno stile molto importante, questo si vedrà tante volte, no? Quindi è stile che va utilizzato soprattutto anche con i grandi peccatori, questa era una grande peccatrice, ma che non si rendono conto di essere tali. Poi vedremo invece quando Gesù discute con i farisei, che erano grandi peccatori ma si pensavano grandi santi, lo stile cambia un pochino, perché lì Gesù diventa un pochino più, come dire, più puntiglioso, più preciso, anche più provocatorio in certi aspetti, e a volte gliene proprio suona, gli dice, vedremo, dice: come potete credere voi che avete per padre il diavolo? Dice: miseria, insomma, che bel complimento che mi ha fatto, voi avete per padre il diavolo, capito? Quindi ecco, ogni tanto si arrabbiano, viano le preghiere, via, lo vedremo, vogliono lapidarlo, no? Perché è diverso l'approccio. Io questo vi dico, ho quasi 50 anni di cosa, a quasi 50 anni, per 15 anni di sacerdozio, si comincia a percepire un po' di sapienza, cioè io mi sento un pochino diverso, cioè perché comincia a, capito? Cioè, molti cosiddetti grandi peccatori sono veramente, come dice il profeta Giona, gente che non si rende minimamente conto. Quello che non si rende minimamente conto è abbastanza facile prenderlo per mano, e poi piano piano, perché se tu delicatamente lo inviti a riflettere, anche se non reagisce subito, poi ci pensa.
Io questo lo posso testimoniare, insomma, no? Anche da prete, quando ti capita, ti sembra che tu non hai raccolto molto, capito? Non hai, però tutti quanti i semini che hai, io tante volte l'ho constatato, non sono andati sperduti, cioè capace che ci mettano 5 anni per maturare o per germogliare, ma quelli stanno lì. Quando usi questo modo di fare, cioè vedete come Gesù piano piano, che cosa fa? La porta a prendere coscienza della sua situazione senza aggredirla. Questo per quanto riguarda il ministero dei sacerdoti e dei padri spirituali, Gesù vuole proprio una lezione, capito? È la maniera migliore, perché questa persona poi cosa dice? Questa se converte, cioè delicatamente, perché quando tornano tutti quanti si dice, ma chi ce l'ha chiamato? Cioè, venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Questo è il Messia, questo qui. E quando vanno gli altri, si porta dietro pure un sacco di gente, queste sono le grandi conversioni, che sono quelle che avvengono quando una persona matura proprio volontariamente la coscienza delle cose, parlano, incontrano Gesù e dicono, ah, non è più perché ce l'hai detto tu, noi stessi guardandolo lui e conoscendo lui abbiamo riconosciuto e crediamo, dove sta? Che questo è veramente quello che dice, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo unito e sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo. Quindi è proprio una lezione magistrale, ecco perché la Chiesa pone questo Vangelo in Quaresima, perché nella mente della Chiesa il cammino quaresimale, che è un cammino bello, dovrebbe essere un cammino in cui ti fa prendere per mano da nostro Signore e ti fa fare, come dire, un bel viaggetto, e magari durante la Quaresima avrai i tuoi momenti di silenzio, di preghiera, dove ti accorgerai tante cose, e il fine è che tu arrivi migliorato alla Pasqua, migliore, d'accordo? E hai preso coscienza di qualche cosa nuova, ti sei illuminata qualche situazione problematica, qualche ferita, qualche peccato in cui magari pensavi neanche di non starci, no? Per esempio un sacco di gente non è minimamente consapevole, per esempio, della gravità davanti a Dio che hanno le situazioni di rottura, interruzione di rapporti di comunicazione, specialmente tra familiari. A me tante volte c'è questa cosa qui, no? Cioè, io ho visto nella mia vita, cioè, gente che non andava ai funerali dei familiari, fratelli, sorelle, genitori, tranquillamente poi accostarsi alla comunione come se niente fosse. Cioè, che cosa c'è? Che vuol dire che dentro quella capoccia, cioè il senso della gravità di tale, Gesù dice che cioè, tu pure con estraneo, dice, se tu ti presenti all'altare e ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, lascia l'offerta e vatti a riconciliare. Ma figurati se quello è tuo fratello, tua sorella, o tua madre, o tuo padre, cioè, capito? Come fai? Ma non se ne rendono conto. Quindi a quella persona dovrà fare un cammino piano piano di presa di coscienza di questa situazione, perché dovrà capire, dice, come caspita faccio io che non, cioè, c'ho ragione, non c'ho ragione, c'è la questione, poi c'è sempre per spendere sempre mezzi soldi, gli interessi, come potete ben immaginare. quindi ci sono tante situazioni di questo genere, quindi un grande cammino, e in questo senso Gesù ci aiuta se apriamo il cuore, è appunto quello di accogliere Gesù che delicatamente, se tu lo fai, ti porta dentro te stesso a conoscere le situazioni problematiche, quelle da cui devi convertire. Questa sicuramente si è convertita, cosa ha fatto esattamente non si capisce, però sicuramente la sua vita non era più la stessa. L'altro punto importante è quell'inciso, che è questo, che è molto importante nel contesto del Vangelo di Giovanni, cioè la donna se ne va e intanto arrivano i discepoli, era quasi mezzogiorno, quindi era ora di pranzo, ci mangiamo qualcosa. E questo è un elemento tipico del Vangelo di Giovanni, se vi ricordate ce lo siamo detti all'introduzione, no? Questi dicono, Rabbi mangia, e lui risponde, da mangiare un cibo che voi non conoscete, lui voleva già portarli a un livello un po' più, cioè, perché voleva insegnargli che la cosa più importante non è mangiare il pane che perisce, ma è imparare a fare la volontà di Dio, cioè, perché insomma. Allora questi però non capiscono, dice, qualcuno gli ha forse preso, l'avranno invitato a pranzo. Cioè Gesù cerca, dice questo, dice, no, qualcuno l'avrà invitato a pranzo. Lui stava già facendo un discorso anche qui delicatamente, perché Gesù con quelli che gli vogliono bene oppure con le persone lontane è sempre molto delicato, quindi lui dice, raga, ma che sta a pensare
a mangiare il pane, pensiamo un po' alle cose serie, perché se no li mortificherebbe, no? Allora dice, no, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Allora dice, ma qualcuno gli rapportava da mangiare. Questa si chiama, i soggetti la chiamano l'ironia giovannea, no? Cioè nel senso che Gesù cerca di portarli su e questi stanno sempre giù e capiscono, ecco, c'hanno la testa dura, no? Allora Gesù dice esplicitamente, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Questa è una cosa molto molto bella, sulla base di questo passo del Vangelo poi i grandi esegeti hanno, diciamo così, enucleato, lo sapete, ci sono tre pani, vedete qui, che l'uomo mangia, tre, anche noi, che li capiamo tutti quanti da brani della Sacra Scrittura. Il primo pane è la parola di Dio, perché quando Gesù, prima domenica di Quaresima, il Vangelo sinottici, viene tentato dal diavolo, gli dice queste pietre diventino pane dopo il digiuno, che risponde Gesù? L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi oggi qui la nostra anima sta mangiando quando ascoltiamo il Vangelo. E attenzione che come il corpo se non mangi muori, così l'anima se non mangia muore. Qual è l'altro nutrimento dell'anima? Lo vedremo nel Vangelo di San Giovanni. Molti di voi vengono probabilmente dalla messa. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Lo vedremo nel capitolo 6. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò alla mia carne per la vita del mondo. E la struttura della messa proprio è fatta così, no? Che ci fa proprio mangiare queste due cose: la parola, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Ma parola e eucaristia a che servono? Perché io ascolto il Signore il minuto dell'eucaristia? Perché possa vivere da santo, cioè possa fare la volontà di Dio. Voi sapete che in latino il finale della messa, che io in italiano non uso mai, non è la messa è finita, andate in pace. Il latinista Alessandro già ha detto ite missa est, che è finita, la messa è appena cominciata, d'accordo? Perché il senso di dire ite missa est è finito il rito, ma quello che tu hai vissuto deve diventare la tua vita. Cioè, uscito da qua, hai ascoltato quello che Dio vuole, hai avuto Dio dentro di te che ti dà la grazia e la forza di fare qualunque cosa bene, buona volontà di Dio da fare, capite? Quindi se io celebrassi in latino, cosa che si può fare anche con rito nuovo, direi ite missa est, ma siccome in italiano io quando sento di la messa è finita, andate in pace, che comunque è una traduzione possibile, adesso non esageriamo, però mi sento male, perché dico, se uno capisce malamente dice la messa è finita, quindi abbiamo regolato i conti con il nostro Signore e ora ricominciamo a fare la vita mia dei bagordi e delle cose del genere. Non è questo il senso. Ecco, quindi Gesù fa questo importante inciso, no? Mio cibo è fare la volontà di quello che mi ha mandato. E poi sollecita gli apostoli con questo discorso. Vedete qui, poi ogni tanto Gesù apre delle parentesi un po' particolari, no? E parla della mietitura, anche qui, nei misteri, diciamo così, questo ve lo... questo passaggio si spiega per esempio con il ministero pastorale, no? Un parroco, se un parroco lavora bene in una parrocchia, sapete che succede? A me mi è già successo che quando cominci a vedere i frutti da raccogliere, capito? I campi che già biondeggiano per la mietitura, il vescovo dice vattene altrove, tu dici ho ricominciato da capo, chi viene dopo a vedere se siete, capito? È campo di rendita se hai lavorato bene, capito? Perché però non fa niente, no? Non fa niente, perché tanto il, come dire, cioè si dice, non vi sarà preoccupati questo qui, cioè la cosa importante è il bene per le anime. Poi chi è privato della soddisfazione di vedere dei frutti del proprio lavoro, dobbiamo e possiamo pensare che c'è la doppia ricompensa in paradiso, capito? Perché quando ti cambiano la parrocchia, tu sei contento, ma l'unica cosa che sai è modo a carico comincia tutto da capo, d'accordo? Perché non te conoscono, non te cosano, quindi comincia prima te devi far conoscere, poi devi stare cosa, poi piano piano, poi questo, poi quell'altro, prima che riesci a, appunto perché c'è questo stile, no? Cioè lo stile pastorale, quello lì che fa le cose piano piano, tranquillamente, senza dare scossoni, nel rispetto anche di chi è venuto prima di te, che tu devi comunque, come dire, non puoi, devi valorizzare il lavoro di chi c'è stato prima, devi manifestargli come doveroso, insomma, la stima, quindi non puoi fare il terremoto, cioè non servono queste cose qui, no? Ecco, però nella vita apostolica c'è questa cosa, c'è chi semina
e c'è chi miete. La semina è il lavoro più duro, perché quando stai a seminare, quando semini fa solo un sacco di fatica, un sacco di tempo, un sacco di cose, capito? Perché il seme, quando tu lo butti per terra, per un po' di tempo, manco vedi la pianticella e dici, ma sarà successo qualcosa, fatica sprecata, chissà. No, d'accordo, poi prima che si vede l'albero e la pianta, ma se hai seminato bene, se hai arato bene il terreno, se ci hai messo bene il concime, è solo questione di tempo, quella cosa esce fuori. E se te va un altro e viene uno, quello che via, raccoglie cosa. E va bene così, no? Gli apostoli su questo devono essere ben formati. E questo è un po' il discorso della Samaritana. Adesso vediamo un attimo il secondo segno, che è molto bello anche questo qui. Sì, abbiamo ancora un po' di tempo. Trascorsi 2 giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anche essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnaum. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse, attenzione alla risposta, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. Gli dissero, ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, e credette in lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Allora, questo è il secondo segno. Capite la differenza già sostanziale che c'è rispetto al primo. Il primo era stato le nozze di Cana, l'acqua trasformata in vino, un prodigio visibile, d'accordo? Evidente, palese. Qui il cuore di questo miracolo, come parte il fatto che Gesù spiega subito, no? Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Quindi ricordate quello che abbiamo detto nel Vangelo di San Giovanni, che sceglie appunto questi 7 miracoli, che appunto tecnicamente sono chiamati segni, perché il miracolo è un appunto segno, è una spia che ti fa capire che chi ha fatto quel miracolo è divino e degno di fede. Però attenzione, è una spia, non ti fa venire la fede che non hai, ma ti aiuta a consolidare quel barlume di fede che ti sta venendo, d'accordo? Ecco perché, cioè, l'altro giorno il ragazzino ha fatto vedere proprio qui un piccolo video, ci siamo stati per le grandi soglie di cui è venuto, sul miracolo eucaristico di Lanciano. Se uno vede il miracolo eucaristico di Lanciano e ascolta quello che gli scienziati hanno detto, che adesso possono dirlo, 1200 anni fa, non può dire, stava risale al 700 dopo Cristo, insomma, ma adesso, cioè, come fai a non credere nell'eucaristico? Cioè, se uno viene a conoscenza di quella cosa, non lo so nostro Signore come, che cosa gli dirà nel giorno del giudizio, perché quella cosa nostro Signore te la dice, cioè, tu sei una persona intelligente, non lo so, cioè, quello sono 1300 anni che sta lì. Ci stanno i 12 chiodini intorno alla cosa perché l'avevano pensate una volta, no? per non farlo vedere bene, per non farlo, come dire, l'avevano messo su una piattaforma liscia attaccandolo con questi 12 chiodini, insomma, no? Ma gli hanno fatto l'analisi, quello è pericardio, cioè è tessuto vivente, si muove lo stesso gruppo sanguigno della sindrome, ma che fai? Come fai? Cioè, capito? Una cosa che si conserva per 1300 mo l'hanno messo dentro la teca e ha tenuto a stagna, ma capito? Cioè, una goccia, ma un'ostia, un'ostia un anno non si conserva, un'ostia con consacrata. Sapete che i sacerdoti ogni tanto hanno il dovere grave di fare il cambio della riserva eucaristica, perché se tu vai a fare dissolvere è una cosa che non si deve fare, insomma, no? Ma l'usura del tempo è inesorabile, come fai?
come fai? Perché non ti viene, cioè, il nostro Signore l'ha lasciato di tanti, no? Anche i segni, la sindone ho nominato adesso, no? La sindone, cioè, per quanto uno voglia fare, cioè alla luce delle fonti, delle tante cose, nel diritto romano, per esempio, la flagellazione non era cumulabile con la crocifissione, cioè non esiste un altro reperto storico di un uomo che sia stato, non ci sono fonti, flagellato e crocifisso, perché o venivi flagellato o venivi crocifisso, era impossibile tenere tutte e due insieme. Gesù è stato flagellato e crocifisso perché nella testa di Pilato, come ci dicono i Vangeli, la flagellazione, come dire, siccome lui aveva capito, questo dice, mo gli faccio, lo riduco un santo vecchio e poi gli dico, mo basta, d'accordo? Ha già pagato pure troppo, che già doveva fare, che è quello che ci dicono i Vangeli. E poi l'ha messo in croce perché si è trovato, come dire, si è impaurito, che quelli volevano, glielo minacciavano, dicevano che denunciamo all'imperatore a destra e a sinistra, perché questo è un pazzo, un sobbitatore, lo devi ammazzare, e ha dovuto, come dire, ha ceduto alle loro pressioni e quindi è stato crocifisso, nonostante che fosse proibito crocifiggere una persona che era già stato sottoposto a quel supplizio, insomma, no? Quindi il centro è questa frase di Gesù: se non vedete segni e prodigi voi non credete, ma è il modo con cui opera questo segno. Questo vale anche per noi, no? Non è andato a casa sua, ha fatto un miracolo della fede. Non un miracolo, ma poi vedremo, per esempio, col cieco nato, Gesù non fa così. Quando arriveremo al cieco nato, cioè, si fa delle cose un po' particolari, no? Sputa per terra, ve lo ricordate, no? Fa il fango, gli piastra gli occhi con sto fango, poi lo manda a lavarsi. Dico, ma insomma, servono tutte queste cose o non servono? Se le possono fare, non è quella la cosa, cioè la cosa fondamentale è che Gesù Cristo opera. In questo contesto, siccome deve far capire perché lo guarisce sulla base, perché la fede viene non da quello che vedi ma da quello che senti. San Paolo dice che la fede viene dall'ascolto, viene dall'orecchio. Tu devi credere a quello che senti senza avere le prove. Questa è la fede. Allora dice, va, tuo figlio vive. Attenzione, domanda, il figlio è guarito per la parola che ha detto Gesù o perché il funzionario ci ha creduto a quello che ha sentito dire da Gesù, secondo voi? Perché ci ha creduto. Perché se quello in cuore suo dice, pure senza di niente, dice, ma potevo pure venire a casa, ma ciao, arrivederci, e non ci avesse creduto, il servo era morto. Quindi capite anche questo come ci fa comprendere che Dio guarda il nostro cuore, cioè noi davanti a Dio non possiamo fare, cioè Dio non lo inganni. Se tu ci credi, ci credi, se tu non ci credi, non ci credi. Cioè l'interiorizzazione di questa coscienza, questa è un'altra cosa importantissima che io cerco di trasmettere alle persone, no? Perché molte persone se trovano, come dire, un punto di riferimento spirituale oggettivo oppure che stimano tale, cominciano a relazionarsi troppo con lui. Esempi: tu fai il parroco, qualcuno che si sente un pochino in colpa, che non si fa mai vivo, ti incontra e dice, padre non mi vede, ma io non posso, come faccio? Quindi guarda, io dico, ma tu non vedevi di niente a me, capito? Cioè, io ti voglio bene, cioè se te vedo sono felice, cioè, mi dispiace per te che non ci stai. Se sei giustificato, Dio lo sa, ma nel profondo della coscienza, è stato attento che lo sai pure tu. Se non sei giustificato, non ti giustifichi davanti a me, tu non posso fare niente, che io posso pregare per te, che se non sei giustificato il nostro Signore sia buono, sia clemente, e ti perdoni, ma non ti posso fare niente, capite? Così le persone che chiedono il direttore spirituale, cioè il direttore spirituale, io ho tanta esperienza anche su questo qui. I maestri di spirito dicono, ammoniscono le anime, dice, tu te ti porta niente di Gesù, tu fai le cose che fa bella figura davanti al padre spirituale, ma sicuro sono persone che lo fanno questo qua, capito? Ma Dio questo lo sa, capito? Cioè lo sa se nel tuo cuore ci sta questa cosa qua, cioè se tu una cosa la stai a fare per lui o la stai a fare per fare bella figura dal padre spirituale o per farti vedere da qualcuno, peggio ancora, quando Gesù dice non fate le vostre buone opere per essere ammirati dagli uomini, perché Dio questo lo sa, ci vede dentro. Quindi questo bellissimo segno è proprio un segno della fede. Quindi lo guarisce senza andarci.
Capire anche questo, cos'altro ci fa capire, no? Per esempio, che sono i sacramenti? I sacramenti sono una cosa importantissima per noi. I sacramenti però richiedono sempre un contatto, no? È un qualche cosa di sensibile che entra in contatto con noi, no? Per esempio, per essere battezzati, acqua sulla testa, per ricevere la comunione, ostia sulla lingua, per ricevere l'assoluzione, imposizione delle mani e segno di croce, no? Sono tutti quanti gesti sensibili. Allora, che cosa insegna la Chiesa, anche in forza di questi cosi, no? Che i sacramenti sono il mezzo ordinario con cui Dio si santifica, ma Dio può prescindere, secondo voi, dai sacramenti per santificare qualcuno? Cioè, o si è da solo legato le mani, secondo voi? Certo che può prescindere, perché i sacramenti sono... Noi non possiamo, cioè, qual è il discorso? Se io sono battezzato e cattolico, non posso dire Dio mi salverà in qualche modo, perché siccome Gesù questo è istituito e questa è la norma, io devo adeguarmi alla norma, mi devo confessare, devo fare sacramenti, eccetera eccetera. Ma supponiamo una persona che non verrà mai a conoscere, purtroppo non andrà mai a messa perché non si renderà conto che Gesù Cristo è il figlio di Dio, non sarà messo in condizione di fare questo atto di fede, non matura in coscienza che la Chiesa Cattolica è il luogo aperto a tutti dove chi vuole incontrare il Dio vero lo trova. Se Dio fosse legato dai sacramenti, dovremmo dire, quella persona va all'inferno al 100%, perché non è stato battezzato, non è stato comunicato, non è stato cresimato, quindi la salvezza per noi non gli arriva. Ma questo non è vero. Quindi la modalità, no? Quindi quando Gesù, perché i maestri di spirito, i padri della Chiesa dicevano, ciò che Gesù operava sensibilmente quando era sulla terra, quindi l'imposizione delle mani, i gesti che faceva in occasione dei miracoli, li ha adesso tramutati, li ha traslati nei sacramenti. Quindi attraverso quell'esperienza sensibile tu entri in contatto con una grazia invisibile, e questo è il modo ordinario con cui le cose funzionano. Ma non si è legato le mani. Supponiamo una persona che, per esempio, muore, d'accordo, e nel cuore suo è pentito dei peccati e avrebbe voluto confessarsi la prima occasione possibile, ma non ci ha avuto la possibilità. Dice, no, non si è confessato, ha fatte grosse, sicuramente sta all'inferno. Non lo possiamo dire questo qui, perché cosa conosce Dio dei cuori? Conosce la situazione reale, per cui se tu dei peccati che hai fatto sei pentito, mi hai chiesto perdono, potendo ti saresti confessato, ma non l'hai fatto perché non hai avuto la possibilità concreta, puoi sperare nella salvezza, anche se non hai. Viceversa, se tu disprezzi il sacramento, quindi arrivi in condizione che ci stai con la testa, sai che stai avvicinandosi alla morte, la coscienza ti rimorde, dice fammi chiamare il prete a fare una confessione, dice ma chi se ne frega, allora questo è completamente differente la situazione, capite? Ecco perché Gesù ha fatto un miracolo, perché questo ci ha creduto. Gesù vede sempre il nostro cuore, e noi piano piano dobbiamo imparare a conoscere anche, a fare un discernimento noi stessi su cosa c'è nel nostro cuore, perché è quello a cui guarda il nostro Signore. Se il nostro cuore ci rimprovera, altra fattispecie. Una persona sa che sta facendo una cosa che non va, e la coscienza gli rimorde. No, devo parlare con un prete. Nella testa sua spera di trovare il prete, magari con la manica larga, che dice, ma che ce fa, non fa niente. Lo trova, e che cosa fa? Quella continua a pensare che non si dovrebbe fare, ma me l'ha detto il prete, è qui. Secondo voi, quando quella si trova dinanzi al nostro Signore, se può andare a trincerare dietro il me l'ha detto il prete? No. Il prete può dire tutto quello che te pare, perché se la coscienza ti rimorde, nella coscienza c'è la voce di Dio, c'è, d'accordo? Quindi è inutile che ti trovi manica larga, d'accordo? Perché se la coscienza è, guardate, è vero che oggi tante persone non si rendono conto di tante cose,
Però è anche vero che pochi sono capaci di mettersi un pochino in silenzio, perché quando ti metti un pochino in silenzio e stai tu dinanzi a te stesso, sapessi quante cose uscirebbero fuori, tante ne uscirebbero fuori e tanti guai si potrebbero risparmiare. Questo è un altro punto fondamentale per la nostra crescita. E l'azione di Gesù, in questo quarto capitolo è proprio evidentissimo, lo fa sia con la samaritana che con quest'uomo, è proprio di metterli, capito? Sono due bellissime, anche se diverse, esperienze di fede. Dice, se non vedete segni e prodigi voi non credete, dice. No, vieni prima che il bambino muoia. Ah sì? Va, tuo figlio vive. Poi dice, ma tutto che sta ben morito, vado. Dice, chi è che mi ha detto così? Questo è Dio, questo è il Salvatore, ce lo dice lui, fine. E quello è guarito. Così funziona anche, quindi, capito? Quando noi non otteniamo qualche grazia, chiediamo qualche grazia, e non la ottieni, cioè stanno due possibilità. Mia nonna diceva, indovina la grillo. Allora, o Dio quella cosa non te la dà così come tu la chiedi, perché sa che quella cosa non è bene per te. E sta tranquillo che se Dio sa che una cosa non è bene per te, tu puoi pure parlare in cecoslovacco, glielo puoi pure chiedere in cinese, d'accordo? Non te la dà, d'accordo? Noi non possiamo vederlo. Dice, ma come, ho chiesto una cosa buona, però c'è altri modi, ho chiesto quello guarissimo, mica ho chiesto quello mettesse in croce. Ma per te è una cosa buona. Ma se Dio sa che quel tumore per quella persona è l'unico strumento di salvezza e c'ha bisogno di quella cosa e non c'è altro sistema, tu puoi pure parlare cinese, non credo. Oppure però una grazia non te la concede perché gliel'hai chiesto con poca fede, gliel'hai chiesto tanto per Dio, o gliel'hai chiesto con poca insistenza, o gliel'hai chiesto con poca perseveranza, che a volte, cioè, Sant'Agostino è diventato Sant'Agostino, ah sì? Con la madre che è nata per 30 anni ha messa tutti i giorni per figlio, 30 anni, cioè, guardate, mamma dice, a mio figlio così, non va mai in chiesa a destra e a sinistra, dico, cosa? Cominciamo, dai, cominci, pia il rosario, comincia, dice, ma da poco che sto a pregare, quant'è? Sono 2 mesi che sto a pregare, qua siamo a 2 mesi, che ha fatto con 2 mesi? E qua ha pregato 30 anni, cioè, capito? Cioè, non possiamo. Bene, riusciamo ad andare avanti anche a introdurre anche il quinto capitolo, torniamo un attimo indietro così ci riorizzontiamo, perché nel quinto capitolo ci abbiamo un altro segno che lo vediamo oggi, la guarigione dell'infermo alla piscina di Bezzeta, e poi ci lasciamo per la prossima volta al primo grande discorso sull'opera del figlio, che è un po' come quello della samaritana che ci porta via un pochino di tempo. Torniamo di qua. Allora, questa è un'altra cosa, attenzione, per esempio questo della piscina di Bezzeta, che quest'anno verrà in Terra Santa. La piscina di Bezzeta è ancora perfettamente, la piscina probatica si chiama anche, è ancora perfettamente custodita, è proprio uno dei luoghi da visitare a Gerusalemme, quindi il luogo dove Gesù ha compiuto questo miracolo, questo terzo segno, ancora è visitabile, ed è insomma uno spettacolo abbastanza suggestivo. Io sono anni che non vado lì, sono stato tante volte, ci ho anche vissuto per 1 mese e mezzo, ma sinceramente non vedo l'ora, perché la Terra Santa, vi raccomando, prima della fine della vita terrena, perché è posto dove possibilmente, se ci si riesce, è bene andarci, perché è uno spettacolo veramente unico. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei, Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici. Sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Notate sempre tutti questi particolari che dà San Giovanni, no? Era mezzogiorno, 38 anni, 5 portici, no? Proprio a far capire che lui c'era, oltre che poi sti cosi. Alcuni padri, insomma, con i numeri, con i picci, adesso non mi ricordo tutti quanti, ci vedevano sempre dei significati simbolici, delle allegorie, insomma, che volendo proprio approfondire, si tirerebbe fuori, insomma, non poco materiale ulteriore, no? Dice, Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse, notate, ancora un'altra caratteristica diversa, no? Vuoi guarire? Gli rispose il malato, Signore,
non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse: alza, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì. Prese la tua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: è sabato e non ti è lecito portare la tua barella. Come voi capite, perché ci ho fatto un sacco di omelie su queste cose qua già, quindi sta mania del sabato. Oh, qui nel Vangelo di San Giovanni pure con questa commedia del sabato gli succedono di tutto e di più. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: e chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quell'uomo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. E bisogna ricordarlo questo particolare, eh? E soprattutto dobbiamo ricordare quando poi vedremo il Vangelo del cieco nato, perché nel Vangelo del cieco nato, facciamo un prequel perché sennò poi ce lo dovessimo dimenticare, a un certo punto, prima che Gesù guarisca questo cieco nato, poi gli pongono queste domande: signore, ma chi ha peccato, lui o la sua famiglia, perché questo è cieco fin dalla nascita? E Gesù che cosa risponde? Non ha peccato né lui né la sua famiglia, ma questo è avvenuto perché in lui si manifestassero le opere di Dio. Qui invece non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì a Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. L'episodio finisce qui, perché poi dal 17 comincia la prima polemica di Gesù con i farisei. Sì. Eh certo. È certo che ha fatto bene. Lui ha risposto e ha detto: i giudei erano l'autorità religiosa, quindi se i giudei ti fanno, se l'autorità religiosa ti fanno una domanda, tu devi rispondere. Poi quella se la vede Gesù. Ma il discorso, cioè quello che poi Gesù farà notare, dice: ma insomma, questa è stata una vita. Allora, attenzione, due o tre cose di questo secondo segno e poi chiudiamo, no? Vedete, qui c'è ancora un'altra modalità differente. Alle nozze di Cana Gesù fa un miracolo visibile, non perché glielo chiedono né perché lui lo vuole, ma perché interviene la Madonna. Ricordate, questo è il primo segno, miracolo visibile su intervento della Madonna. Secondo segno, il miracolo non lo fa in forma strepitosa, lo fa attraverso lo pronunciare una parola, perché viene supplicato, perché viene richiesto da un altro. Qui Gesù con questo miracolo iniziativa propria. Sto poraccio qua, sto paralitico, gli aveva manco chiesto, ma Gesù fa la domanda delle domande e questa la fa a tutti noi. Così facciamo: vuoi guarire? Punto interrogativo. Adesso quello c'aveva una malattia insomma di questo genere, diceva: signore mio, io questo fatto vero, in quella piscina c'era veramente, cioè accadevano queste cose, questi prodigi un po' particolari sono sempre accaduti. Noi non abbiamo la piscina probatica, ma abbiamo l'acqua di Lourdes, abbiamo l'acqua più vicina a noi di Colle Valenza, lo sapete, ci stanno una marea di miracoli attestati sempre attraverso questa cosa dell'acqua, capite? Quindi non ci viene, non so, c'erano allora e ci stanno oggi. Ma anche qui, cioè, quello è uno strumento, ma se il nostro Signore vuole, te guarisce senza bisogno che ti immergi nell'acqua, insomma, no? Ecco, quindi poi queste scelte misteriose, perché quella l'immerge nell'acqua e quello guarisce da solo, non lo sappiamo. Ecco, quindi sono strumenti che il Signore ci dà, li usiamo, ma anche qui no. Però dice: vuoi guarire? E questa è una cosa fondamentale, perché se il nostro Signore trova una persona che vuole guarire non solo dai malati del corpo, che sono paresi, ma da tante cose che ci portiamo dietro, da tante situazioni, uscire da situazioni di peccato,
essere guarito nelle ferite più profonde, molto difficile anche vederle, che ci portiamo dietro, quando c'è questa volontà e Gesù questa la chiede, mi fa qualunque cosa. Ma quando la volontà realmente non c'è, anche se tu dici sì, voglio guarire, ma in realtà è non no, e torniamo al discorso di prima, tu puoi dire sì quanto ti pare, ma il nostro Signore lo vede se tu vuoi guarire. Io vi racconto, lo racconto sempre questo qui, perché anche qua la mia esperienza con le anime, no? Tu c'hai anime, vi dico da prete, no? Tu c'hai anime che in breve tempo fanno dei grandi cammini, seri poi, cioè di cose che interiorizzano, fanno, perseverano e continuano, vanno di bene in meglio. E c'ha gli animi, perché magari ci ha perso un sacco di tempo, per più tempo, colloqui, confessioni, tutto quello che ti pare. E tu vedi, dopo tanto tempo, progressi oggettivi pochi, ma con me. Perché la prima voleva convertirsi e la seconda no. Ma come? Fa questo, fa quell'altro, si confessa, va a messa, va con colloqui. Non è risolutiva questa cosa qui. Perché bisogna vedere se quello che fa lo fa veramente col cuore, lo fa perché ci crede, oppure lo fa perché, capite, anche per esempio dietro la religione noi possiamo trovare, come dire, un palliativo per tante nostre frustrazioni, tante cose che non vanno. Può succedere sia nella religione, per esempio, oppure sia. Guardate, c'è certe parrocchie, questo grazie a Dio, il Signore mi ha risparmiato le parrocchie con queste situazioni. Qui non ce n'è manco una, al Borgo non ce n'è manco una, no? Ma ci sono parrocchie dove sono, per esempio, persone attive, stanno sempre come mercoledì, cioè, ma succedono delle scene, cioè, capite? Cioè, una persona che parroco dice tu controlla i fiori. Se parroco dice tu controlla i fiori, e se c'è qualcuno che va a toccare un petalo, se la magna. Ah, ma guarda come ti permetti dentro la testa sua, questo no, questo qui ha detto parroco, ma cioè capite, cioè una persona che fa così, poverina, non si rende conto, ma però non sta bene, cioè perché vive questa cosa, capite, come è una valvola di sfogo da chissà quali umiliazioni, frustrazioni che c'è nella vita. Non gli pare il vero che qualcuno la gratifichi, e quindi guai a chi mi tocca questa fonte di gratificazione. La persona che fa questo non se ne rende minimamente conto, neanche lontano un miglio, d'accordo? E per fargliene rendere conto ci vuole la mano del nostro Signore, se ci riesce. Allora vi dico, durante la formazione del seminario c'era un santo prete, tra l'altro bravo prete, esperto anche in psicologia, un po' come il cardinale Petrocchi, caricato anche di stare vicino a situazioni difficili. Lui conosceva, per esempio, situazioni di preti in crisi che dovevano essere aiutate, eccetera, eccetera, no? Lui ci diceva, ci faceva dei bellissimi incontri anche a noi, molto formativi da un punto di vista umano, però lui ci diceva una cosa, cioè, adesso vi do tutta una serie di strumenti e di cose, qui ci dovete lavorare, se ci lavorate fate un regalo a voi stessi, perché capirete alcune dinamiche del vostro interno che se sono malate, tra virgolette, insomma, devono essere guarite, devi andare davanti a Gesù. Dice, guariscimi Gesù, anche solo toccando un lembo del mantello, come dice il canto, vattene davanti all'Eucaristia, ma tu questa cosa ne devi prendere coscienza. E lui ci dà sempre così. Io ho visto persone veramente con delle problematiche proprio macroscopiche, palesi, le vede pure un cieco. Le vedevano tutti, meno lui. E nonostante tutti i problemi che certi modi di fare gli arrecavano, tu provi con tanta dolcezza, come Gesù con la Samaritana, girandogli intorno a fargli pensare, a fargli riflettere, stanno santi. E lui ci dice: sapete quando una persona veramente dice questa cosa, Gesù guarisci, o anche si fa veramente aiutare, dice: padre, mi dia una mano, faccio qualunque cosa. Deve arrivare al punto di saturazione, cioè deve arrivare che dentro di sé io non ce la faccio proprio più, ma sono stufato. Se non arriva questa saturazione, la persona rimane invischiata in tanti stili, in tante cose, perché quelle diventano un po' una seconda natura nostra. E tu lo sai che se ci vai a mettere le mani, che devi andare a fare qualche intervento chirurgico, dovrai soffrire un po', perché i cambiamenti sono sempre un po' dolorosi. Quindi noi abbiamo questa repulsione, questo senso di difesa, per cui se una cosa, ecco, quando stiamo male nel corpo, no? Se ci viene il sintomo, la prima reazione
non ci avrò niente, non ci vado dal medico. Ma non è che uno va dal medico, allora non si regge più i piedi, capito? Perché c'ha pure paura che se va dal medico dice, forse è venuto un tumore, la prima cosa è che noi non vorremmo che quella cosa fosse vera. Ecco, ma la stessa identica cosa succede con le malattie dell'anima. Quindi sta frase, vuoi guarire, è fondamentale. E questo dice, certo che vorrei, però purtroppo c'è nessuno che mi aiuta, allora ci penso io. Guarisci. Ecco, questo è bellissimo. Anche qui, prendi la tua barella e cammina, e all'istante quell'uomo guarino, quell'all'istante. Io ho conosciuto persone che all'istante sono state guarite. Anche da situazioni di peccato gravissime, cioè persone erano bestemmiatori proprio incalliti, dall'oggi al domani zero, lussuriosi patentati, dall'oggi al domani, cioè situazioni in cui anche uno si converte, no? Non è che passa da 1000 a zero, generalmente va da 1000, 500, 200, 100, 0, no? Quindi generalmente c'è una gradualità, ma quando interviene un'azione potente della grazia, gente, fumatori come turchi, dall'oggi al domani zero, tossicodipendenti che hanno smesso dall'oggi al domani, senza comunità, senza SERT, senza metadone, senza niente. E quando c'è la grazia di Dio che ti tocca e si fonde però con quel vuoi guarire, perché ci devi essere tu veramente, cioè possono succedere miracoli istantanei, più grandi miracoli, veramente. Cioè, io ne sono, non posso fare ogni cognome perché evidentemente capite, no? Ma io ne sono pluritestimoni di questo fatto. Cioè è bella l'esperienza con un sacerdote, perché tu vedi le meraviglie, vedi anche, purtroppo come ho detto prima, cioè persone con 10-15 anni di cammino apparentemente è, tu vedi, cioè, ma possibile che quasi zero, cioè uno forse, ma cioè avrebbe potuto diventare San Francesco o Santa Chiara, quasi niente. E poi qui comincia questo discorso della polemica del sabato, purtroppo. Allora, prima Gesù non gli importa assolutamente niente, quindi anche questo è un altro piccolo gesto di provocazione. C'era la donna, c'erano i samaritani, capite? Ma quando su questo, vedete, mi fa pure un pochino pensare a certi aspetti di Papa Francesco, no? Adesso non voglio fare idolatrie o cose di questo genere, no? Però quando un uomo di Dio pensa che una cosa è giusta, allora devi fare. Sconvolge gli schemi, sconvolge le cose. Se tu in coscienza davanti a Dio stai pensando che stai facendo una cosa buona, e questo veramente vale sia per i pontefici, pure per i vescovi, pure per i parroci, certo, magari tu userai un pochino di gradualità, un pochino di attenzione, però se una cosa va fatta, una cosa va fatta. Se chiacchierano non fa niente, cioè quel modo di chiacchierare era una follia, capito? Cioè, e Gesù ha cercato di far ragionare le persone. Chiaro che quando vuoi le cose, tu cerchi di far ragionare, di far riflettere. Ma, capito, io non posso non fare una cosa di questo genere, perché ora mi devo mettere a pensare che è sabato. Questi hanno la concezione formalistica del sabato, e se tu pigli sulle spalle la barella con cui sei stata una vita, capito, che te la devi andare alla casa, che meno male che cammini. Cioè, capite? Cioè, quindi, contro la ristrettezza mentale Gesù ci ha combattuto. Quindi devo parlare con eretico? Io parlo con eretico, pensano che sono eretico pure io? Affari tuoi, io eretico non ci sono e non do nessun motivo per pensarci, però non posso fermarmi, non devo parlare con una donna, perché sapete gli ebrei come dicevano, ti ringrazio che non m'hai creato pagano o donna, capito? Perché la donna era la super maledetta, insomma, perché era la grande responsabile, purtroppo, insomma, e quindi cioè, le donne avevano il posto di serie B nella sinagoga, quindi loro c'erano gli uomini, e poi già in favore, cioè, capite poi i corsi storici, no? Gli ebrei andavano tutti gli uomini in sinagoga, e per le donne c'è, è un favore se te ce faccio sta, mo vanno le donne e qualche uomo che viene è un favore che fa la moglie, capite i contrappassi i corsi storici, no? Quindi dico quante cose strane che succedono tra gli uomini, no? Però Gesù non gli ha importato assolutamente niente, questa cosa la doveva fare, e sapeva di dare un pretesto, poi vedremo dalla prossima volta, insomma, come ha cominciato subito chiaramente a spiegare, perché non è che faceva i gesti e poi dice no, te le do la spiegazione, però tu rifletti e elevati, se non rifletti e non te levi io vado avanti lo stesso. Quindi questo, anche su questa, è una bella lezione di stile che Gesù ci dà.
Bene, ci fermiamo per oggi che abbiamo sforato anche la nostra bella oretta e ci diamo appuntamento, se Dio vuole, alla prossima puntata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i tuoi benefici, perché vive il regno dei secoli dei secoli. Amen.